il mare, gli alberi spogli, un uomo in una scala di grigi. Immagini che sembrano ben rappresentare la pluralità dei linguaggi dell'anima. Questa mattina al Mumi di Francavilla un taglio del nastro particolare che ha visto associazioni e istituzioni unite con un unico obiettivo: abbattere i tabù della malattia mentale. Una bellissima iniziativa che si svolge fra l'altro in questo bellissimo contenitore, nel Mumi, che è un contenitore di cultura e di arte. Oggi ospitiamo fieramente, ed è il primo anno che lo ospitiamo, è una fiera organizzata da associazioni che si occupano di salute mentale e quindi si occupano di intrattenere, di far crescere queste persone con problemi mentali, e ci dimostrano come questi percorsi possano veramente raggiungere grandi traguardi, quindi li abbiamo sostenuti con grande convinzione. La mostra Fieramente è il risultato dei laboratori organizzati dalle associazioni COSME e Percorsi, a cui hanno partecipato ragazzi con difficoltà. La creatività diventa veicolo importante di conoscenza, ma anche di catarsi, di libertà di espressione e di contatto con il mondo esterno. Fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato. È fondamentale infatti la integrazione tra queste iniziative, queste associazioni e noi, in maniera totalmente integrata, perché altrimenti noi non abbiamo risorse sufficienti. Come ben noto, oggi la sanità ha avuto dei grandi tagli e di conseguenza abbiamo bisogno del supporto, dell'integrazione costante con iniziative sul territorio che queste associazioni sanno portare avanti nella maniera migliore per poter includere chi è più fragile. Non manca lo sport nelle iniziative delle due associazioni, e la gara giocata meglio è a monte e già nella discesa in campo di chi fa parte di una squadra. Ci siamo accorti negli anni che parliamo di progetti riabilitativi, ma in realtà lo sport è di per sé il più grande strumento riabilitativo che si possa avere. I nostri ragazzi partecipano a tornei nazionali sullo sport, abbiamo squadre di calcio con grandissimi riconoscimenti da parte della FIGC, siamo iscritti a livello nazionale alla FIGC di settore disabili, e quindi i ragazzi vanno fuori da soli, autonomamente, vivono le settimane intere, e questo, più autonomia di questo, lo sport è lo strumento fondamentale. Grazie.